Ottava ed ultima corsa di Palermo, indigeni di 3 anni sul doppio chilometro, in 13 al via, favori al gioco per il numero 7 Spartak Riu 3B. Stavolta la partenza va via tranquilla, c'è l'errore del numero 12 Scarlatto, è il momento dello stacco, stacco che vede emergere in lotta il 4 di Superjet, il 5 di Serizio GV che ha colto un ottimo lancio, in terza ruota il favorito Spartak Riu 3B che in tale posizione affronta l'imbocco della prima curva. Nel frattempo, Serizio GV dà l'impressione di poter sfilare al comando nei confronti di Superjet. È partita come sempre fortissima dalla seconda fila, Stacy Cup, ed ha guadagnato la terza posizione. Ha steccato precedendo Sindia, mentre il favorito Spartak Riu 3B si trova a macinare una corsia esterna. Prova adesso a chiedere strada. Serizio GV lo fa con molta decisione. Cosimo Cangelosi sembra tentennare se mollare o meno. Adesso l'impressione è che sia pure spendendo non poco Spartak Riu 3B possa passare, ma non è così. Cosimo Cangelosi decide di tenere il comando e due dei cavalli più attesi se li stanno dando di santa ragione, probabilmente guadagnando parecchio terreno, ma spendendo anche tantissimo, 59 per i primi 800 metri, che è un parziale sicuramente molto pesante per questa categoria. Adesso ha preso in mano Spartak Riu 3B, o meglio Gasparello Verde, e si è adeguato in seconda posizione, mentre Serizio continua a guidare e lo fa piuttosto velocemente. Il primo chilometro da 1,15 e mezzo più o meno, che per questa categoria è sicuramente un bell'andare. In seconda posizione Spartak Riu 3B, in terza Superjet, al cui esterno adesso sposta Stacy Cup per andare in caccia dei due cavalli davanti, e lo fa subito con molta determinazione. Stacy Cup dunque adesso in terza posizione, mentre a guidare è sempre Cosimo Cangelosi con Serizio GV, avendo in scia Spartak Riu 3B. Tre dei cavalli più attesi dunque davanti a tutti, con Spartak Riu 3B che dà l'impressione di volere rompere i rifugi e di voler rinnovare i propri attacchi a Serizio GV, che comunque a sua volta dà l'impressione di poter ancora replicare. Ci avviciniamo al passaggio del miglio iniziale che viene percorso adesso in calando attorno al 2-3. Vedete come Serizio GV respinga ormai Spartak Riu 3B, che pare davvero molto stanco, e vengono avanti Stacy Cup e la sorpresa Astrolaga Jet addirittura in quarta ruota. E ci avviciniamo alle fasi conclusive con Stacy Cup che sbaglia Stacy Cup, resta in testa Serizio GV, prova a rinnovare i suoi attacchi Spartak Riu 3B, il palo si avvicina, vediamo un po' chi dei due riesce a spuntarla, e sì, ce la fa ancora Serizio GV, quota di 8,80, Cosimo Cangelosi in sediole nei confronti di Spartak Riu 3B, che ha comunque dato il massimo in un percorso molto molto difficile, mentre per quanto riguarda il terzo posto è squalificata Stacy Cup, che è già a tabellone, che è passata come terza, ma appunto è squalificata. Vediamo un po' allora il terzo posto va al numero 2 Svensson. Ed allora, per quanto riguarda l'ottava di Palermo, 5 al primo posto, 7 al secondo e il 2 al